negli episodi precedenti. La maggior parte degli omicidi è l'albero più grande del mondo. Città fantasma. È uno dei posti più inospitali della Terra. Un vulcano fuori da un hotel. Ciao ragazzi, dopo aver fatto una piccola sosta a Las Vegas per riposarci dall'inizio del road trip, siamo ripartiti direzione Arizona, stato dei canyon, dove finalmente avremmo visto il Grand Canyon e uno dei posti più spettacolari che potevamo immaginare. Il viaggio non era incominciato benissimo, infatti dopo qualche chilometro ci arriva una notifica dall'allerta meteo americana con scritto avviso de tormenta de polvo. Ma fortunatamente l'abbiamo scampata e dopo essere entrati nello Utah siamo passati davanti a una città che si chiamava Uragano in inglese. C'erano addirittura le palle di fieno che rotolavano per strada come nei cartoni animati, il che ci faceva capire che le tempeste di sabbia in quella zona erano abbastanza normali. I paesaggi erano veramente incredibili per occhi non abituati e dopo qualche chilometro siamo usciti dallo Utah per entrare in Arizona direzione Page, la città dei canyon. Arrivati. Amici, buongiorno e benvenuti a Page. Una cittadina molto carina immersa in queste montagne rosse e devo dire anche molto piccola, sembra che ci siano più fast food e centri commerciali che abitanti, fa circa 7.000 abitanti. Ed è una tappa molto importante per il nostro road trip. Madonna, che freddo! Siamo passati dai 35 gradi di ieri di Las Vegas a 10 gradi di adesso, comunque... Che posto, raga. Questa è proprio veri America. Villette a schiera col giardino, fantastico. Comunque, nonostante sia una piccolissima cittadina, ieri siamo riusciti a trovare uno di quei posti super tipici American barbecue, fantastici, original, veramente, dove la carne era la fine del mondo. Comunque, vi faccio un rapidissimo tour della nostra casettina qui a Page. Che comunque è rapido perché è piccola, praticamente è questo. Letto lì in fondo, king size, salottino con TV, cucinino, pezzo forte, lavatrice e asciugatrice che sono in funzione da ieri. Prima tappetta, perché da qua c'è qualcosa di impressionante già. I paesaggi, credetemi sulla parola perché in camera non rendono, ma veramente erano incredibili e sconfinati. Qua di sto passo non arriviamo mai più al Grand Canyon, però... Cioè, non ci si può non fermare. Non so se si nota. Tutto lì sotto c'è tutto il fiume. Penso sia proprio il fiume Colorado che inizi da là. Che paesaggi, veramente. Quel grigio là in fondo non promette mica bene. È cominciato a diluviare. Cavolo, questa è grandine. Speriamo che si apra un po' questo maledetto cielo. Prima di entrare nel parco del Grand Canyon c'era una tappa gratuita che mi aveva già lasciato senza parole. Hello. Welcome to the Grand Canyon. Thank you. Would you guys like to take a map with you today? Yes, thank you. Thank you. Bye. Non so se sono pronto a vedere quello che stiamo per vedere. Già da qui si intravede qualcosa. We never settle.
Non sono riuscito a dire niente perché non ho trovato nemmeno una parola. Mi ha lasciato senza fiato, veramente. Beh, tue parole per questo spettacolo. Bella. Solo pensare che questo fiume, il fiume Colorado, nel corso dei milioni di anni abbia scavato così tanto nella terra e ha creato un paesaggio così spettacolare è veramente una cosa fuori di testa. Altro giro, altra corsa. Ok, let's go. Piccola curiosità, il Grand Canyon è una gola scavata nella roccia dal fiume Colorado ed è lunga circa 450 km con punti che arrivano fino a 2000 metri di profondità e grazie a questo fiume sono emersi quasi 2000 miliardi di anni di storia della Terra. Ogni tappa sembra sempre più emozionante. Piano, non cadere nel vuoto. E questo invece dovrebbe essere il punto più panoramico del Sud Rim. Dovrebbe, però purtroppo non si vede un cazzo. Un po' troppa nebbia, un po' maltempo, però bello, fico. Tutti questi panorami mozzafiato ci hanno fatto venire un certo languorino, quindi io sto morendo di fame. Giunto il momento di salutare il Grand Canyon. Ciao Grand Canyon, è stato un piacere conoscerti. Sei stato bellissimo. Però domani ne dovremmo vedere uno che forse è ancora più bello. Della serie finire in maniera perfetta la giornata. Ciao casa di Paige. Abbiamo provato la colazione dal McDonald's e ho preso un bel McMuffin con la salsiccia e l'uovo. Buono, per fare una colazione veloce, così anche abbastanza economica, come sempre ha provato McDonald's. Ora rapido pit stop al Walmart per fare un po' di rifornimento, visto che dopo ci aspettano 4 ore di viaggio. Un posto molto interessante, dove si possono trovare infiniti tipi di dolci, o metri e metri di carni, o addirittura vaschette di prosciutto bagnato. Cioè, quello che vediamo nei film è veramente vero. Un bidone di succo d'arancia. Questo posto comunque ha veramente dell'incredibile, ci devo fare per forza un video perché veramente è cultura americana al 100%. Ok, ultima tappa naturalistica di questo viaggio. E pensate che molto ignorantemente, quando mi capitava di vedere quelle foto fantastiche di quelle grotte arancioni, quei canyon arancioni, pensavo fosse quello il Grand Canyon. E invece, quando poi ci siamo andati a informare delle tappe da fare in questo viaggio, abbiamo scoperto che in realtà le foto di quei posti non sono il Grand Canyon, ma bensì un altro canyon che si chiama Antilope. E ora andiamo a scoprire com'è. Questo è pazzesco. Questo è stato strepitoso. Se decidete di fare un road trip, ve lo consigliamo vivamente. Questa è stata la tappa visivamente più bella. Però adesso ci manca ancora l'ultima tappetta prima di lasciare Page. Questa
Questa è super. E questa alle mie spalle è la diga del Glen Canyon, è praticamente la diga che ferma il fiume Colorado per creare il lago artificiale, il lago Powell, ed è profonda 170 metri. Assurdo come questi canyon siano, madonna, maestosi, giganti. Grazie Paige per questi spettacoli naturali, veramente. E quindi, salutando Paige, io concludo questo video perché è il momento di tornare a Las Vegas a fare cose folli. Quindi, se non volete perdervi i prossimi episodi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel like, che è sempre una buona cosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Nel prossimo episodio. Vibrating ring.